Prosegue il ciclo di conferenze organizzato dal Movimento Federalista Europeo rivolto agli studenti delle scuole superiori di Ragusa. Sul tema, oltre questa Europa, essere cittadini europei prima di tutto, ha relazionato il professor Rosario Sapienza, ordinario di diritto internazionale dell'Università di Catania. Essere cittadini europei oggi significa vivere la propria vita di tutti i giorni alla luce del fatto che lo Stato al quale apparteniamo, ciascuno di noi al proprio, è parte di una più vasta unione che ha assicurato anni e anni di pace e che probabilmente oggi vive una stagione complessa, perché è sottoposta a sfide alle quali forse è arrivata impreparata. Ma l'Unione non trascura nulla per recuperare e ha indicato, tra le varie strategie, il rilancio proprio della cittadinanza europea. E noi oggi parleremo di cosa vuol dire la cittadinanza europea, sia alla luce dei trattati istitutivi dell'Unione, sia alla luce della più vasta normativa dell'Unione Europea. La cittadinanza europea è una dimensione ulteriore rispetto alla cittadinanza nazionale. Spetta a chiunque è cittadino di uno Stato nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se una parte dei diritti è comune a tutti, l'altra parte rimane differente perché un tedesco ha certi diritti in quanto cittadino tedesco, un italiano in quanto cittadino italiano. Oggi l'Unione si pone il problema di come superare questa diversità, di come far sì che sempre di più cittadinanza europea significhi per tutti la stessa cosa.